Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, la trasmissione che ogni giovedì a quest'ora su questa rete parla di salute per un'ora fino alle 22:30 e ogni settimana vi mette a disposizione, ospitandole in diretta, uno specialista pronto a rispondere alle vostre eventuali domande. Questa sera parleremo di una patologia che sta diventando un problema di salute pubblica sempre più preoccupante ed anche ingombrante. Pensate che in Italia ne soffrono più di 7 milioni di persone, un dato importante, diciamo così, un dato anche piuttosto cospicuo che aumenta se a tutto questo vengono aggiunte situazioni di casi di diabete, ipertensione, obesità. Questa patologia è la malattia renale cronica che, secondo gli esperti, sarebbe di facile prevenzione, di semplice diagnosi, mentre la terapia è sicuramente più complessa. Una patologia che tra l'altro ha dei costi sociali molto elevati. Vogliamo approfondire tutto questo grazie alla nostra graditissima ospite. Buonasera e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Margherita Maccarone. Buonasera, dottoressa. Col Buonasera a lei, sorriso sta telespettatori. bene? Bene, Si vede perfetto. perfetta, una bella giornata. Ha avuto quante ore di reparto si è fatta? Abbastanza, diciamo. Abbastanza significa 8, 9, 10, 7, 9 9. anche, sì, tranquilli. Tranquilla, come tutti i giorni. La Come dottoressa tutti i giorni. Maccarone è direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di nefrologia e dialisi, ospedale Renzetti di Lanciano. Naturalmente è la ASL, è di appartenenza della ASL Lanciano Vasto Chieti. Un reparto che ha già una bella vita, no, dottoressa, da un punto di vista degli anni che si è lasciata alle spalle. 1986 l'avete fondato, lei è stata una di quelle che si è spesa molto proprio per l'apertura di questo centro. Esatto, il reparto è nato nel 1986 e praticamente è andato avanti fino ad oggi. Oggi siamo un'unità operativa semplice dipartimentale che aggrega il reparto di Lanciano, di Casoli e di Atessa. Seguiamo circa 70 pazienti in trattamento dialitico, sia ospedaliero che domiciliare, quindi emodialisi, dialisi peritoneale, emodialisi domiciliare. Segue circa 40 pazienti trapiantati e 1.600 all'incirca sono i pazienti su tutti e tre i centri con una malattia renale Certo. cronica in diverso stadio. Effettuiamo trattamenti per patologie acuti, sia in terapia intensiva che non, con diversi tipi di trattamento, e seguiamo anche pazienti con delle malattie rare, in modo particolare mi riferisco alla malattia di Fabry. Abbiamo circa 14 pazienti. E per essere una malattia rara, diciamo, è un numero abbastanza cospicuo. Infatti su questo mi volevo soffermare, credo che fate un bel numero cospicuo anche di visite anno, mi sembra che avete chiuso il 2018 con 2.200 visite, più Esatto. oltre tutte le consulenze che Tutte le fate. consulenze seguiamo i pazienti anche ricoverati con Certo. malattie renali E croniche, beh, sì. insomma, è un bel territorio quello sul quale appunto prestate la vostra assistenza. 40 trapiantati, dottoressa, ha detto, sono Sì, un bel numero sono anche. un bel numero anche questi di diversa età e cerchiamo di mantenerli Certo. ancora in trattamento Tempi di sì, sostitutivo. tempi di attesa per il trapianto sono I sempre tempi di lunghi, attesa ecco. sono lunghi, dipende da tante cose, però il numero dei trapianti attualmente è diminuito e questo perché manca probabilmente anche una formazione alla donazione degli organi e ha rallentato moltissimo la volontà Certo. delle donazioni e chiaramente del numero dei trapianti. Quello che si sta facendo è un po' sostenere il trapianto da vivente, che diciamo, è un'ottima soluzione per tanti aspetti nell'ambito familiare e non. Dialisi a domicilio quando si arriverà al passaggio definitivo. Intanto voi la fate già da diversi anni. Sì, dal 2012 abbiamo iniziato anche il trattamento di emodialisi a domicilio Domicilio, esatto. con
familiare disponibile ad effettuare il trattamento a casa, con dei buoni risultati, diciamo. Si arriverà mai alla dialisi domiciliare senza passare per l'ospedale? No, non ci siamo ancora. No, siamo ancora perché lontani. Comunque i pazienti sono diversi, certo. E le comorbidità che ci sono non permettono a tutti di effettuare un trattamento emodialitico a domicilio. Diverso è il discorso per quanto riguarda la dialisi peritoneale, che invece è auspicabile per tanti aspetti anche nel paziente anziano. Quella vostra, diciamo così, massima attenzione specialistica sulle malattie rare, questa è anche una peculiarità del reparto da lei diretto, no? Soprattutto certo. Quella patologia alla quale faceva riferimento prima. E la malattia di Fabry, noi abbiamo diverse famiglie che hanno questo tipo di problema, questa patologia, li seguiamo nei vari stadi per le varie patologie, non soltanto dal punto di vista renale, ma coordiniamo anche dal punto di vista cardiologico, neurologico, questi pazienti nelle diverse età. È un bell'impegno. La dottoressa Margherita Maccarone è a vostra disposizione fino alle 22:30, parleremo, come leggete in grafica, di malattia renale cronica. L'insufficienza renale cronica adesso viene chiamata malattia renale cronica, ma naturalmente la nostra specialista è a vostra disposizione anche per eventuali altre domande o consigli che riguardano la sua specialistica. Credo di avere già una telefonata in onda, no? Allora c'ho un ritorno in studio, pensavo avessi una telefonate in onda. Le vostre telefonate e le vostre mail anche questa sera devono passare attraverso il sorriso della collega Gigliola Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, con Francesco Specchiulli siamo prontissimi, buonasera a tutti, a ricevere le telefonate. I numeri sono già in sovrimpressione, il prefisso è lo 0871 5873 230 5873 235, ricordo anche l'indirizzo email che è salute@rete8.it, vi aspettiamo. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco Specchiulli in regia. Proprio la collega Edmondo ha preparato questa scheda introduttiva, il biglietto da visita di questa puntata dedicata in generale alle patologie renali, ma soprattutto alla insufficienza renale cronica. Vediamo, poi ne parliamo con il nostro ospite. Le malattie renali rappresentano l'undicesima causa di morte e colpiscono ben 850 milioni di persone nel mondo. In Italia una persona su 10 ha un danno renale e più di 5 milioni di persone non sanno di essere malate. L'incidenza globale della malattia è aumentata dell'89% negli ultimi 27 anni, influenzata soprattutto dall'indice socio-economico e dalla migliore aspettativa di vita. Il crescente trend di prevalenza ed incidenza sembra essere dovuto al concomitante invecchiamento della popolazione e all'aumento di comorbidità come ipertensione, diabete ed obesità. Il tasso di mortalità però è diminuito sia nella popolazione generale che nei pazienti con malattia renale cronica a causa della riduzione degli eventi fatali cardiovascolari e infettivi. I soggetti a rischio di malattia renale sono gli adulti oltre i 60 anni, gli ipertesi, i diabetici e gli obesi, chi ha familiari con malattie renali e chi abusa o ha abusato di farmaci antinfiammatori. Ogni anno il 14 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, viene ribadita l'importanza di seguire uno stile di vita sano, dare accesso universale agli strumenti diagnostici essenziali per offrire la possibilità di fare regolarmente gli screening di base e garantire l'accesso ai servizi sanitari a tutti i malati di patologie renali. Questa è la scheda di Gigliola che ci ha dato degli spunti che tratteremo e approfondiremo nel corso di questa tradizione, di questa trasmissione con la nostra ospite, la dottoressa Margherita Maccarone. 21:40, do spazio e volentieri prima a questa cortese telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Buonasera, telefono da Lanciano. Sì, buonasera a lei, se ci regolate un po' l'audio in studio per cortesia. Prego, faccio la domanda alla dottoressa. Allora,
Sono iperteso e prendo dei farmaci che ad un ulteriore controllo mi hanno fatto aumentare il potassio. Fanno male ai reni? Dottoressa. Innanzitutto ha fatto un controllo della creatinina, è normale? Non tanto. Ecco, probabilmente si tratta anche di farmaci di ACE inibitori in questo caso. Sì, sono proprio quelli. Esatto. Allora, questi farmaci utili per l'ipertensione, assolutamente indispensabili in alcune fasi iniziali della malattia renale, soprattutto per modulare la proteinuria, devono essere poi un po' tenuti sotto controllo nelle fasi avanzate della malattia renale, quindi bisogna considerare il valore della creatinina che lei ha. Se è una fase iniziale, il farmaco può essere continuato ad essere assunto ancora, anzi, ripeto, nelle fasi iniziali può essere utile, magari con un controllo un po' sull'alimentazione per gestire questo potassio un po' più alto, evitando cibi che contengono il potassio in modo eccessivo, quindi la frutta secca, le verdure, il cioccolato, ed eventualmente tenendo poi invece un po' più sotto controllo la funzione renale. Negli stadi più avanzati invece questi farmaci devono essere assolutamente modulati e poi sospesi. Può mangiare qualcosa il nostro amico? Può mangiare. No. Però se togliamo un pochettino di verdure, sì, un po' di frutta o di frutta secca, Sta meglio. Sì, sta meglio sicuramente in rapporto al potassio, sì. Poi per il resto chiaramente bisogna vedere. Il nostro amico di Lanciano ha altre domande per la dottoressa Maccarone? Sufficiente questa risposta. Grazie a lei e segue i consigli che le ha dato la nostra specialista. Grazie al nostro amico di Lanciano. Partiamo, dottoressa, se è d'accordo, da brevi nozioni di anatomia. Quanto sono importanti intanto per il nostro organismo i reni? I reni sono estremamente importanti perché praticamente hanno la funzione di depurare il sangue e lo fanno togliendo tutte le scorie che l'organismo produce attraverso poi l'eliminazione attraverso le urine e diciamo elimina anche i liquidi in eccesso, preparando così un ambiente dove gli altri organi possono funzionare al meglio. Non solo, ma i reni producono anche delle altre sostanze estremamente importanti e tra queste la renina che regola la pressione arteriosa, l'eritropoietina che è il principale regolatore nella produzione dei globuli rossi e il calcitriolo, cioè la vitamina D che è attiva, che è importante per la regolazione del metabolismo delle ossa. Magari sono un po' sottovalutati e trascurati da noi che li super sfruttiamo. Approfondiamo questa mia curiosità subito dopo aver dato spazio a quest'altra telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera signora, da dove chiama? Chiamo da Chieti. Buonasera, prego. Buonasera. Allora, saluto a tutti, buonasera. Volevo chiedere appunto questo alla dottoressa. Visto che adesso tutti danno i consigli di bere moltissimo, ovviamente acqua, volevo sapere se questo mi aiuta per utile oppure adesso è solo un po' una moda. Una moda bere acqua, resti in linea, la telespettatrice di Chieti. È una moda bere acqua, dottoressa? No, non è una moda, nel senso che una buona idratazione è sicuramente auspicabile, parliamo di 1,5 litri all'incirca, considerando proprio che comunque i liquidi non sono solo acqua, ma tutto quello che si beve, anche succhi di frutta, tisane, e che liquidi sono contenuti anche nel cibo, nell'alimentazione. Ci sono i cibi che ne contengono sicuramente di più, tipo appunto le verdure, la frutta, e cibi che ne contengono di meno, quindi bisogna considerare tutto questo. L'idratazione è auspicabile ancora di più quando ci sono situazioni come disidratazione, sudorazioni profuse,
con la febbre, con il vomito, la diarrea, soprattutto con l'utilizzo di farmaci che hanno un effetto negativo sul rene, tipo appunto gli antidolorifici, ma anche degli altri tipi, tipo antibiotici. Mentre bisogna stare attenti ad un'idratazione forzata in situazioni particolari, per esempio nei soggetti anziani in cui ci sono patologie cardiovascolari, in cui non si riesce ad eliminare completamente tutti i liquidi e magari non possiamo aumentare l'introduzione eccessiva di liquidi. Quindi meno di un litro e mezzo al giorno. Meno di un litro e mezzo, ma sicuramente prima di tutto questo una buona idratazione è più che auspicabile. La nostra amica di Chieti è soddisfatta di questa risposta, altre domande? Non è una moda bere acqua in questo momento. No, ho capito. No, ringrazio, era solo una curiosità. Così, una curiosità, ma soprattutto sapere un'esigenza, insomma, di capire se questa cosa era importante. C'è anche una scuola di pensiero che dice che bisogna bere 2 litri d'acqua al giorno, almeno ci fermiamo a 1,5, che dice assolutamente dottoressa? Sì, assolutamente, anche 2 litri d'acqua nell'arco della giornata. Dipende molto anche da quello che si fa, perché un soggetto che ha un'attività fisica intensa, che suda tantissimo, chiaramente 1,5 litri può anche non essere sufficiente. Quindi va tutto rapportato al tipo di attività che si fa e delle condizioni generali. Grazie alla nostra amica di Chieti. Vado da Gigliola perché mi dicono che in redazione è arrivata una mail per la nostra specialista. Gigliola. Sì, c'è Valeria che chiede se una persona affetta da diabete può sicuramente avere un problema renale? Bella domanda. No, non per forza deve avere una patologia renale, nel senso che il diabete è una delle cause più importanti di malattia renale, questo è vero. Però non è detto che tutti i diabetici debbano sviluppare per forza una malattia renale. Se si mettono in atto delle misure preventive, un controllo preciso del diabete, mantenere una glicata al di sotto di 7 e soprattutto agire sui fattori di rischio concomitanti con il diabete, la malattia renale può essere rallentata, può non presentarsi ed avere una situazione di tranquillità il paziente. Non è detto che deve toccare per forza, di sicuro, insomma. Senta, torniamo all'argomento di questa puntata, la malattia renale cronica, che patologia è, dottoressa? Io nella mia introduzione ho detto che è semplice da prevenire, facile da diagnosticare, molto più complessa da curare, è vero? Assolutamente sì. La malattia renale è la perdita di quelle funzioni di cui avevamo parlato prima, quindi della capacità di depurare il sangue e della produzione di questi ormoni. L'unità funzionale del rene è costituita dal nefrone, che determina questa depurazione nella parte alta e poi riequilibra tutti gli elettroliti e i liquidi, mantenendo una condizione di stabilità all'interno dell'organismo. I nostri reni contengono circa 1 milione di queste unità funzionali, che rappresentano quindi la vera sede dell'attività renale. Ora, quello che è accaduto negli ultimi tempi è un'evoluzione della malattia renale, molto probabilmente anche in relazione al fatto che la figura del nefrologo e la creatinina sono poco conosciuti. E infatti tutti conoscono e si preoccupano di gestire il diabete con la glicemia, il controllo dei trigliceridi, del colesterolo, ma pochi conoscono e valutano la creatinina e si preoccupano troppo poco spesso di questo valore. Questo comporta un'evoluzione della malattia renale in modo sconsiderato.
Quando facciamo le analisi badiamo poco la creatinina, sì. Ci spaventano più i valori del colesterolo. Esatto, mi è stata fatta proprio un'indagine della nostra società e chiedendo alle persone in strada se conoscevano la figura del nefrologo e la creatinina, e molti hanno risposto che non erano a conoscenza chi era costui e di conseguenza cioè. Il povero nefrologo viene poco contattato. Senta, diciamo che così. Differenze ci sono tra la forma cronica e la forma acuta? La forma acuta è un insulto acuto su questi nefroni di cui parlavamo prima, però su un rene integro, e che quindi dopo un trattamento dialitico, se necessario, dopo una terapia medica, riprende la propria funzione senza problemi o con delle problematiche che possono essere affrontate diversamente. Mentre la patologia cronica è una perdita progressiva, continua, di quelle unità funzionali, cioè del nefrone di cui avevamo parlato. Mettiamo che il danno renale colpisca soltanto uno dei nostri due reni, l'altro ce la fa da solo a compensare e a lavorare come se tutte e due fossero efficienti? Assolutamente sì, perché i reni sono degli organi che sono previdenti nella misura in cui hanno a disposizione una parte di quei nefroni e non li fanno lavorare, li utilizzano come riserva. Questo permette in condizioni particolari, quindi di necessità particolari, di poter sfruttare questa riserva per mantenere una condizione di equilibrio, certo, su tutto il proprio organismo. E il rene che funziona da solo è la condizione del trapianto renale, per esempio. E dall'altra parte, nel caso della donazione, si parlava di donazione da viventi, cioè, infatti dona un organo nell'ambito della propria famiglia, il genitore nei confronti del figlio oppure i coniugi, ma ci sono anche delle possibilità di trapianto crociato tra più famiglie, tra famiglie diverse. E esistono anche delle persone che scoprono di avere un rene solo in età avanzata, magari senza aver avuto mai problematiche particolari, quindi c'è la possibilità di sopravvivere tranquillamente con un rene solo. Gigliola nella sua scheda ci ha detto che questa patologia è in aumento crescente e costante anche soprattutto se legata ad altre patologie importanti, come ha detto ipertensione, diabete, obesità. Intanto è vera questa stima, e perché anche questa patologia è frutto, tra virgolette, della vita che stiamo portando avanti in questa società del terzo millennio, dottoressa? Assolutamente sì. Perché la malattia renale è in relazione a patologie che si sviluppano all'interno del rene, quindi le glomerulonefriti, altre patologie, ma è collegata assolutamente anche a patologie che sono in netto aumento nel nostro millennio e che sono l'ipertensione e il diabete. Soprattutto il diabete agisce sulla malattia renale cronica. Le tre patologie poi agiscono negativamente a livello delle patologie cardiovascolari e si istituisce un quadro di circolo vizioso che si automantiene e determina la progressione della malattia renale cronica. La interrompo un attimo perché è 21:53, tra l'altro devo andare tra poco in pubblicità, do spazio volentieri a questa telefonata, me l'ha segnalata Gigliola dalla redazione, grazie. Pronto, Rete 8? Buonasera, una domanda, dottoressa. È tutta sua, prima le faccio una domanda io, da dove chiama? Dalla provincia di Chieti. Sì, dica. Volevo dire, allora io non è che ho un problema di reni, è una curiosità, però io bevo pochissima acqua, zero. Però vado di continuo al bagno, sì, e vado molto indietro col peso, che può essere? Beh, le patologie possono essere tante, beve poca acqua e questa non è una buona cosa, però deve anche valutare la sua situazione, cioè nel senso che avrà fatto degli esami, avrà controllato la sua funzione renale. Io ho fatto tutte le analisi, perlomeno quelle che si fanno di routine, sono riuscite tutte buone, non ho diabete, non ho colesterolo, non ho niente
neanche la tiroide. Funziona tutto. Funziona tutto. Non riesco a capire perché non bevo acqua e vado di continuo al bagno. Evidentemente introduce acqua in un altro modo, perché se ha una funzione renale normale i reni non riescono ad eliminare un'acqua che non esiste, e quindi evidentemente la sua introduzione di acqua avviene in un altro modo e l'eliminazione di conseguenza è effettuata per bilanciare l'introduzione. Quindi diciamo che deve controllare assolutamente nel tempo la sua funzione renale, deve controllare con l'esame urine anche la presenza eventualmente di proteinuria, cercare di monitorare nel tempo questa funzione, ma direi che se tutto è regolare una diuresi efficace è un segno positivo e non negativo. Magari deve solo bere un po' più d'acqua al giorno. Deve sicuramente bere un pochettino di più. Veramente io anche il problema che mangio molto ma dimagrisco di continuo. Questo non è in relazione sicuramente al problema della diuresi renale, dovrebbe fare anche degli ulteriori approfondimenti anche di altra natura consultandosi con il suo medico di famiglia. Ecco. Grazie alla nostra, grazie a lei, grazie alla nostra amica telespettatrice, e si controlli. Altra telefonata, pronto Rete 8, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Buonasera, sono Daniela, chiamo da Francavilla al Mare. Buonasera Daniela, dica. Avevo bisogno di fare una domanda alla dottoressa. Prego. In merito a un problema di mio nonno. Prego. Lui ha un valore 3 di creatinina. Volevo sapere, deve fare comunque la dialisi? No, non è necessario immediatamente fare la dialisi, parla di suo nonno, quindi evidentemente insomma è una persona di una certa età, anziana. Sì, sì, sì. Ecco. Quanti anni ha suo nonno? 78. Non è proprio anziano. No, comunque bisognerebbe valutare il valore di filtrazione glomerulare, cioè la clearance, la capacità del rene di depurare il sangue. Però con 3 di creatinina diciamo che ci sono dei margini ancora per poter mantenere un trattamento conservativo, quindi con dei farmaci e non con trattamento dialitico. Oltretutto suo nonno non è proprio anziano, però nei soggetti anziani si tende a procrastinare l'inizio del trattamento dialitico, perché si è visto che come evoluzione, come mortalità, non ci sono grosse differenze tra l'inizio del trattamento dialitico e la terapia conservativa, e quindi se le condizioni sono buone, ottimali, soprattutto con una dieta fatta in modo congruo, eliminando soprattutto la malnutrizione, si riesce ad andare avanti ancora per un bel po', quindi può stare tranquillo, sempre, sempre sotto controllo, con la valutazione della funzione renale, della sua situazione di comorbilità e soprattutto con la valutazione dello stato di nutrizione. Daniela, altre domande per la... No, grazie mille. Grazie a lei. Il nonno ha 78 anni, non è anziano. È un giovanotto. 21:58, vado in pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta da studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, con la nostra specialista, la dottoressa Margherita Maccarone, direttrice, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di nefrologia e dialisi dell'ospedale Renzetti di Lanciano. Stiamo parlando della malattia renale cronica e ripartiremo proprio dall'importanza della diagnosi e come viene fatta la diagnosi. Tutto questo tra poco, prima diamo spazio a quest'altra telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Sono Tommaso da Lanciano. Buonasera signor Tommaso, prego. Buonasera a lei, una domanda, io sono paziente affetto da carcinoma renale. Carcinoma renale, prego. Bilaterale. Quindi volevo chiedere alla dottoressa, in caso di idronefrosi, l'idratazione deve essere sostenuta o blanda? No, se c'è... Cioè, quando,
Dica. Sì, no, no, non so, non sento la risposta. Sì, sta arrivando, gliela sta dando adesso. Sì, prego, okay, dottoressa. Okay. No, okay. Mi sembrava che stesse chiedendo un'altra cosa. Allora, in caso di idronefrosi, che spieghiamo, sì, è praticamente un'ostruzione dovuta ad un problema che può essere di diversa natura, sì, anche per la presenza di calcoli si può avere un'idronefrosi, quindi c'è un'ostruzione, sì, a valle, i reni continuano a funzionare e a produrre dell'urina che non riesce ad essere eliminata attraverso, sì, l'uretere, quindi in, sì, questo caso deve essere bilanciata molto l'idratazione, perché può causare degli ulteriori problemi a questa dilatazione a monte, a questa idronefrosi. In ogni caso, questa stasi, questo rallentamento nell'eliminazione dell'urina può causare dei problemi al rene, quindi deve intervenire l'urologo per diciamo, permettere all'urina di fuoriuscire con un altro modo, quindi mettere un piccolo stand, un piccolo tubicino per aiutare i reni a funzionare meglio e non perdere la loro funzione renale. Ah. A posto? Sì, il problema non è alla via renale, il problema è il rene operato. Sì, esatto. Cioè, trattiene l'urina il rene operato. È proprio per cioè, questo. Non c'è ostruzione a valle. L'ostruzione, parlo di ostruzione a valle, ma a valle della parte funzionante del rene, quindi può essere nell'uretere alta, può essere a livello renale, può essere basso. Comunque se lei mi dice che ha un'idronefrosi, c'è un ostacolo al deflusso dell'urina, questo ostacolo deve essere in qualche modo o rimosso o, se non è possibile, aiutare la fuoriuscita di urina in un altro modo, proprio per salvare la funzione del rene. Competenza urologica, mi sembra, esatto, di capire. Esatto, sì. Grazie, grazie al nostro. Segue i consigli che le ha dato la dottoressa Maccarone, vada da un urologo, io invece vado da Gigliola perché è arrivata un'altra mail per la nostra specialista. Gigliola. Sì, c'è un telespettatore che dice: il mio medico mi ha dato un diuretico per la pressione, fa male ai reni? No, il diuretico di per sé non fa male ai reni, però deve essere bilanciato, soprattutto nelle fasi terminali di una malattia renale cronica. Non tutti i diuretici possono essere somministrati, perché alcuni tipi di diuretici causano dei danni anche molto seri e quindi devono essere variati. L'utilizzo del diuretico è da diciamo, bilanciare in situazioni particolari, tipo appunto una disidratazione, tipo la febbre, tipo il vomito, diarrea, oppure nei soggetti anziani, perché l'utilizzo dei diuretici può causare in queste situazioni dei gravi danni. Oppure dobbiamo considerare d'altra parte la necessità invece del diuretico in alcune patologie cardiovascolari in cui invece l'utilizzo è necessario. Quindi diciamo che il diuretico di per sé non è che fa male ai reni, bisogna considerare il tipo di diuretico che si assume, soprattutto quando c'è una malattia renale cronica e soprattutto nelle fasi diciamo più avanzate, certo, e soprattutto collegare l'utilizzo dei diuretici in condizioni particolari in cui c'è da porre la massima attenzione per evitare delle disidratazioni. I farmaci fanno sempre bene da una parte e fanno sempre qualche danno dall'altra. Dall'altra. Infatti. 2208, do spazio volentieri a questa telefonata. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, siamo qua. Buonasera, da dove chiama? Pronto? Sì, prego. Sì. Ecco, volevo fare una domanda alla dottoressa. Faccia la domanda. Ci si deve preoccupare per i reni se l'acido urico è un po' elevato? Non abbiamo capito. Si deve preoccupare per i suoi reni se l'acido urico è un po' elevato. Un po' elevato, dottoressa.
L'acido urico è un fattore estremamente importante nella regolazione dei reni, nel senso che ultimamente è stato anche rivalutato ancora di più per gli effetti che l'acido urico ha a livello cardiaco e vascolare. Nei reni che cosa può determinare? Una precipitazione con la formazione di calcoli, e questo già di per sé può dare dei problemi, ma può dare delle forme di nefrite interstiziale molto importanti. Quindi l'acido urico è da tenere assolutamente sotto stretto controllo, assumere dei farmaci che mantengano il valore al di sotto, cioè tra 6 o al di sotto di 6, ma non superiore, e soprattutto assumere dei farmaci per l'acido urico nella malattia renale cronica, ritornando all'argomento, diversi dall'allopurinolo quando c'è una malattia renale cronica avanzata. Quindi assolutamente da tenere sotto controllo. Non è detto che determinino una malattia renale per forza, però è sicuramente da considerare. Nostro amico di Chiediscalo, altre domande? No. Grazie. E sia moderatamente preoccupato, tenga sotto controllo, l'acido urico. Quindi abbiamo già imparato che dobbiamo tenere sotto controllo la creatinina e l'acido urico. Perfetto. Stasera. Altra telefonata, pronto rete 8? Pronto. Buonasera. Sì, da dove? Giuseppina dalla testa. Buonasera signora, prego. Siccome io ho scoperto casualmente di avere un solo rene, e forse la dottoressa ha già risposto in parte alla mia domanda, però voglio essere rassicurata ulteriormente. E posso essere tranquilla oppure posso andare incontro a qualche malattia renale? Sì, resti in linea, perché se la dottoressa le deve fare qualche domanda. Allora, la signora ha scoperto casualmente di avere un solo rene. È stata tranquilla fino adesso. Non me la spaventi, per favore. No, assolutamente. Come dicevamo prima, la presenza di un solo rene può supplire alla funzione di depurazione di tutto l'organismo in condizioni di normalità. Lei deve soltanto effettuare dei controlli frequenti, e soprattutto stare attenta in condizioni particolari, non sovraffaticare il rene, quindi deve tenere sotto controllo. Adesso non so se ha la pressione alta, se è obesa, se fuma. Signora, ha la pressione alta? No. È obesa? No. Fuma? No. Quindi perfetto, è una condizione già di partenza ottimale, quindi direi che deve fare soltanto dei controlli. Bisogna porre attenzione nel caso dell'assunzione per esempio di farmaci per i dolori, ecco, i FANS, i cosiddetti FANS, che possono determinare dei problemi a livello renale, oppure l'utilizzo di mezzo di contrasto per radiografie particolari. In questi casi una buona idratazione, ecco, ritorna il discorso dell'idratazione, una buona idratazione deve essere effettuata per aiutare un po' a diluire queste sostanze che potrebbero dare dei problemi a livello renale. Ma in ogni caso la situazione può essere tranquilla e bisogna solo tenere sotto controllo i reni, fare frequentemente dei controlli. È abbastanza soddisfatta, tranquilla? La ringrazio. Grazie a lei, grazie alla nostra amica di Atessa. A proposito di controlli, dottoressa, come la valutiamo la nostra funzionalità renale? No? Cioè qualche screening nefrologico adatto, specifico? Basta semplicemente l'analisi dell'urina? Sì, i reni, come abbiamo detto, sono degli organi previdenti come le formichine, perché si mettono da parte questi nefroni per farli funzionare quando servono, e sono degli organi semplici, per cui hanno bisogno di controlli con degli esami molto semplici. Ad esempio già un'ecografia renale può darci delle indicazioni sullo stato di salute del rene, già ci può dire se c'è per esempio una malattia congenita tipo i reni policistici, ma ci può dare anche un quadro sulla funzionalità
in modo indiretto sulla funzionalità renale. Se troviamo dei reni piccoli che hanno dei contorni bozzoluti, già una riduzione della quota parenchimale ci può dare delle indicazioni in questo senso, ma l'esame principe sicuramente è quello dell'esame urine, in cui possiamo trovare una chi le ama, come si legge in questa diapositiva. Sì, perché il nefrologo trova su questa cosa la possibilità di trovare tutto quello che serve per una prima valutazione della funzione renale. Già il colore, per esempio, ci dice se c'è una colorazione tipo la Coca-Cola o il tè molto carico, ci dice che c'è una patologia glomerulare. Se per esempio c'è un aspetto torbido, c'è una valutazione di un'infezione. Il pH può variare in rapporto all'alimentazione, però in un pH acido sappiamo già che c'è la possibilità di precipitare alcuni cristalli e quindi della formazione di calcoli. La presenza di glucosio già ci può dire che c'è uno scompenso dal punto di vista diabetico e così via, quindi delle infezioni presenti, ma le valutazioni più importanti vengono fatte per quel che riguarda l'emoglobina e la proteinuria. In questo caso andiamo a valutare in modo un po' più specifico con una biopsia renale magari la situazione a livello più intimo del rene, però già in questo modo valutiamo la situazione ed è soprattutto la proteinuria quella che ci fa valutare il quadro funzionale renale e soprattutto l'evoluzione della malattia renale cronica. Ora, i reni li possiamo immaginare come un colino, attraverso questo colino passa l'acqua che viene eliminata con le urine, passano alcune sostanze, ma vengono trattenute ad esempio le proteine. Quando le maglie di questo colino si rompono, le proteine passano e le ritroviamo a livello renale. Più questa lesione è importante, più le proteine si presentano a livello renale e anzi si automantengono, determinando una maggiore evoluzione verso la malattia renale. Quindi diciamo che le patologie più importanti, quali il diabete in associazione all'ipertensione, lo sviluppo della malattia renale, possono essere seguite nel tempo attraverso una valutazione, un monitoraggio anche della proteinuria. Di capire che fate un po' come i sommelier, voi loro fanno l'esame visivo del vino, i sommelier, voi nefrologi fate l'esame visivo delle urine, mi sembra capire, dall'esame visivo già capite anche la situazione riguardante la funzionalità del rene del paziente. Assolutamente sì. Beh, prima si assaggiava il rene per sentire che cos'era, ma non, parliamo di tempi molto non chiediamo antichi, tanto. Non chiediamo tanto adesso al nefrologo. Senta, come evolve la malattia renale cronica? Intanto è una patologia a lenta evoluzione oppure evolve rapidamente? E soprattutto quali sono gli stadi più gravi di questa patologia, dottoressa? Non c'è un periodo particolare che possiamo definire. L'evoluzione può avvenire in tempi diversi a seconda di quello che si fa all'inizio della scoperta di una malattia renale. Noi consideriamo adesso le due patologie più importanti, cioè la nefropatia diabetica e l'ipertensione. Per quanto riguarda la nefropatia diabetica, abbiamo una prima fase in cui la funzione renale è perfettamente normale. In questo caso però bisogna agire già con una valutazione e un monitoraggio della funzione renale stessa. La posso interrompere un attimo? Sì. Perché c'è Gigliola dalla redazione che mi sollecita per questa telefonata. I nostri telespettatori in questa trasmissione hanno la priorità assoluta. Poi riprendiamo gli stadi di evoluzione della malattia. Pronto, Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera. Da dove chiama, signora? Da Guardia Grele. Prego. Volevo fare una domanda alla dottoressa Maccarone. Prego. Io ho spesso dei dolori ai reni. Vuol dire che ho una malattia renale?
No, i reni sono degli organi, tra le varie cose, anche discreti, quindi non fanno male, non danno manifestazioni di sé. Soltanto in casi particolari, ad esempio una colica o delle infezioni importanti, delle pielonefriti, possono determinare dolore. In genere quello che viene riferito come dolore lombare è un dolore più che altro della colonna, quindi farei un controllino più che altro a questo livello. Però già che c'è, e visto che appunto si conosce poco della malattia renale, approfitti anche per fare un controllo sulla funzione renale, una creatinina, un esame delle urine, così sta tranquillo anche su questo aspetto, però non c'entra con il dolore renale. Già che c'è, faccio anche questo. Altre domande per la dottoressa? No, la ringrazio. Grazie buonasera, a lei. Grazie. Buonasera, grazie per la telefonata. Mi scusi se l'ho interrotta prima. Assolutamente. Possiamo rimettere in onda quella diapositiva e la dottoressa può continuare a spiegarci l'evoluzione della malattia renale cronica. Sì, stavamo parlando appunto delle patologie che più spesso danno oggi la malattia renale cronica, cioè l'ipertensione e il diabete. Nel diabete, ripeto, bisogna soffermarsi nella parte iniziale della malattia diabetica, perché è a questo livello che un controllo ottimale, un controllo dei fattori di rischio quali l'obesità, ipertensione, il fumo, eccetera, possono determinare un rallentamento della evoluzione della malattia. In una fase intermedia andiamo a controllare la presenza di una proteinuria. Se persiste una proteinuria, mettiamo in atto una terapia utile in questo caso a rallentare e a ridurre la proteinuria in modo da rallentare la malattia renale stessa. Quando tutte queste misure sono insufficienti, si arriva alla malattia renale cronica, che chiaramente evolve poi verso la forma più avanzata. Il monitoraggio di questa malattia renale cronica si effettua sia con parametri clinici, nel senso un controllo del peso, dello stato nutrizionale, dell'idratazione, ma può esserci anche un controllo della funzione renale, soprattutto per la valutazione della progressione. Se riusciamo a tornare sulla diapositiva precedente, di quella dell'ipertensione, nell'ipertensione è importante mantenere dei valori intorno ai 120-80 o avvicinarsi almeno a questi valori, ma anche qui il controllo dei fattori di rischio, così come per l'ipertensione, per il diabete, quali l'obesità, per esempio la riduzione della caffeina o del sale, che è molto importante da tenere al di sotto dei 2 grammi die, oppure dell'alcol o di sostanze eccitanti o stupefacenti, e soprattutto del fumo, che è un potente vasocostrittore. La riduzione di questi fattori di rischio nell'uno e nell'altro tipo di patologia, assieme ad una modica attività fisica, può determinare un rallentamento dell'evoluzione della malattia renale. Negli altri casi chiaramente poi si arriva all'assunzione dei farmaci. È importante il controllo a domicilio della pressione, che va effettuato in condizioni ottimali, cioè in una posizione seduta con i piedi ben piantati per terra, come vediamo in quell'immagine. Diverso il controllo in ospedale, dove va valutata la pressione in clinostatismo, in ortostatismo, cioè da sdraiati e poi in piedi, e anche a livello degli arti inferiori, per valutare le differenze che ci sono anche in questo senso. A domicilio il controllo è importante tenere il manicotto all'altezza del cuore e non avere degli indumenti pesanti su cui mettere il manicotto stesso. Andiamo avanti con le diapositive, così eccola qua, sì. Questa era quella che ci diceva, esatto, del monitoraggio. Quanto spesso bisogna fare questi controlli, dottoressa? Questi controlli vengono effettuati a seconda dello stadio della malattia renale. La malattia renale è divisa in stadi a seconda della clearance, che è l'indice della capacità di depurazione. Sono 5 gli stadi?
Sono cinque gli stadi, esatto, e praticamente viene effettuata ogni 4-6 mesi in uno stadio 3 o ogni 2-3 mesi in uno stadio 4, quindi quando ci avviciniamo a una forma importante di malattia renale e una forma di predialisi. Oltre ai parametri clinici ci sono anche quelli strumentali, stavamo dicendo prima, e praticamente controlliamo la funzionalità renale, ma anche le patologie correlate al mancato funzionamento renale, quindi l'anemia soprattutto e lo stato delle ossa. La diapositiva che abbiamo preparato, sempre per quanto riguarda gli esami di laboratorio, credo che questa sia quella che ha appena detto, no? Più o meno esatto. come esami da fare. Andiamo avanti con le diapositive, eccola qua, la nostra malattia renale cronica sintetizzata in questa simpaticissima slide, che è un po' quello che ci succede quando siamo affetti da questa patologia, no? Il lato destro, diciamo così, della patologia. Siamo già al quarto o quinto stadio, esatto, in quella situazione? Esatto, siamo già al quinto stadio, i reni diventano piccoli, non hanno capacità più di lavorare come depurazione del sangue e soprattutto hanno anche delle patologie concomitanti vascolari che fanno arrivare anche meno sangue al rene. E allora tutte quelle scorie che prima venivano eliminate normalmente a livello renale rimangono in circolo e creano dei grossi problemi. Creano dei problemi a tutti i livelli, perché l'uremia che poi si ha quando i reni non funzionano proprio più coinvolgono tutti gli organi, a partire poi dal cuore, si può avere anche una pericardite, oltre alla compromissione cardiovascolare concomitante all'ipertensione e al diabete. Ci può essere un interessamento a livello gastroenterico, ci può essere una gastrite uremica, ci possono essere delle manifestazioni a livello neurologico, si può arrivare addirittura al coma. La deposizione delle sostanze, delle scorie a livello della cute porta prurito, un colorito giallastro. Le manifestazioni si hanno soprattutto a livello osseo, infatti praticamente c'è un'osteoporosi importante, ma non è soltanto questa, perché praticamente nella diapositiva forse successiva riusciamo a valutare meglio tutto quello che ci succede. Esatto, qua. Ecco, a livello anche osseo ci sono delle alterazioni che riguardano la deposizione di sali di calcio a livello anche vascolare, quindi peggiorano il quadro anche a livello vascolare e a livello periferico. Che cosa si può fare, dottoressa Bellone? Velocemente, perché vorrei arrivare a capire anche, abbiamo ancora 4 minuti, se ci sono nuove possibilità di cura, sono arrivati nuovi farmaci sul mercato. Prima però le chiedo che cosa si può fare per rallentare, se si può fare qualcosa per rallentare l'evoluzione della patologia. Sì. Il rallentamento si può fare soltanto all'inizio della malattia, in forma preventiva, e questa è la parte più importante, cioè il trattamento della malattia di base, arrivare a trattare il diabete, l'ipertensione, quando ancora non c'è una malattia renale, ridurre la pressione arteriosa in modo importante e a livello anche glomerulare è un dato importante, agire sui fattori di rischio, sull'obesità, come abbiamo detto, sull'uso dei farmaci che possono essere nocivi per il rene, le dislipidemie, l'utilizzo di sostanze nocive in generale, ecco, tutto ridurre quello il peso che corporeo. Per ridurre anche il peso corporeo, quindi nell'obesità, tutto questo deve può essere aiutare. Tenuto sotto stretto controllo e il monitoraggio continuo e assiduo della proteinuria, ma il trattamento è soprattutto quello della forma preventiva. I farmaci che ci sono, soprattutto quelli che vengono utilizzati anche per esempio come antipertensivi, ma soprattutto nell'azione nei confronti della proteinuria, gli ACE inibitori e gli antagonisti recettoriali dell'angiotensina, sono per esempio degli ottimi farmaci, ma vanno monitorati quando la malattia renale cronica è in stadio di avanzamento, perché questi stessi farmaci possono poi invece determinare
determinare un'evoluzione rapida della malattia renale, quindi un attento controllo anche sullo stadio della malattia renale in relazione all'assunzione di farmaci diversi. La stessa cosa per i diuretici, lo dicevamo all'inizio, sono importanti da utilizzare, ma va valutato il tipo di diuretico. Un altro aspetto particolare importante, ci troviamo spesso di fronte a pazienti anziani che hanno poi una insufficienza renale acuta, con l'utilizzo per esempio della metformina, che è un farmaco molto importante, ma che negli stadi avanzati può dare dei grossi problemi quando ci troviamo con una clearance al di sotto dei 30, e quindi sono assolutamente da eliminare. L'ultima, ci sono farmaci nuovi sul mercato, dottoressa, prima di arrivare ovviamente a dialisi, trapianto, come riusciamo ancora a tenere sotto controllo curandola la patologia? La patologia, non ci sono grossi farmaci se non per le patologie di associazione. La malattia renale non ha un farmaco specifico che possa rallentare. Ripeto, il più grosso farmaco che abbiamo in mano come possibilità è la prevenzione e la cura delle malattie concomitanti nelle fasi iniziali. Per il resto ci sono delle innovazioni, ma che riguardano settori specifici, sia per quanto riguarda il diabete, ma anche le altre patologie correlate alla malattia renale, ma sono diverse dalla cura della malattia renale, che va valutata invece in una forma preventiva di correzione delle patologie concomitanti. Quindi consiglio finale, come sempre, come per tantissime altre patologie, un sano stile di vita, un'alimentazione adeguata, un po' di attività fisica. Assolutamente sì, assolutamente sì, e soprattutto una raccomandazione ai giovani: evitate l'uso di diete iperproteiche e di utilizzo di amminoacidi per sviluppare le masse muscolari, perché questo sta causando dei grossi problemi, e quindi se ne accorgeranno più avanti. Sono belli comunque perché sono giovani. Con questa considerazione saggia ringraziamo la nostra ospite, grazie alla dottoressa Margherita Maccarone, direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Lanciano. Con lei abbiamo parlato della malattia renale cronica. Grazie dottoressa per essere stata con noi, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti anche da Francesco, e ci vedremo, l'appuntamento è per giovedì prossimo con Pronto Medicina Facile. Grazie Gigliola Di Mondo, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, grazie a voi telespettatori. Intanto giovedì prossimo sarà l'ultima puntata di quest'annata di Pronto Medicina Facile e parleremo di febbri ricorrenti in età pediatrica. Faremo tutto questo grazie alla competenza della dottoressa Luciana Breda, responsabile della reumatologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica ore 12.45 e ore 20, e parleremo di medicina rigenerativa in ortopedia con il dottor Gabriele Tavolieri della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Vi ricordo che centinaia di puntate, compreso questa, centinaia di puntate sia di Pronto che di Medicina Facile sono rivedibili, consultabili su YouTube Rete 8 Salute. Vi ricordo sempre e comunque che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo 21:30 per l'ultima puntata dell'anno. Vi aspetto, non mancate. Grazie, buonanotte.